Come vivi le tue emozioni? Le ascolti oppure le opprimi? Le emozioni hanno una funzione importantissima. Ci mandano segnali su quale direzione sarebbe meglio prendere, anche quelle considerate negative. Imparare ad ascoltarle, per quanto spaventoso a volte, ci dà la possibilità di conoscere meglio noi stessi, ciò che vogliamo, ciò di cui abbiamo bisogno e ciò in cui crediamo. E tu pensi di essere sintonizzato con le tue emozioni? Ecco qui una lista di 8 cose che le tue emozioni stanno cercando di dirti e che forse non sai. Gioia. La gioia è lo stato di appagamento e felicità che di solito si manifesta quando raggiungiamo obiettivi, vediamo esaudito un desiderio o soddisfatto un bisogno. Da bambini è l'emozione associata alla sensazione di sicurezza che ti danno i genitori e spesso si presenta quando ci sentiamo connessi emotivamente a qualcuno. Questa emozione ci indica quali sono le persone e le situazioni che per noi hanno più valore. Quindi, se pensi alle volte in cui ti sei sentito più felice, realizzerai che sono quelle le cose che vuoi di più all'interno della tua vita. Tristezza. Un'emozione che segue la perdita di qualcosa che era importante per te. La tristezza ti dà il tempo di fare un passo indietro e ritirarti, di riflettere e di elaborare quanto perduto. La sua funzione più importante è quella di aiutarti a elaborare il dolore e la delusione, insegna a essere più introspettivi, resilienti e imparare dai propri errori. Rabbia. Pugni e denti stretti, viso rosso, muscoli tesi. Che emozione ti viene in mente? Anche se non sembra, la rabbia è un'emozione molto positiva se la si sa ascoltare. La rabbia infatti segnala un torto subito e ci dà una mano a metterci nella posizione di difendere e rivendicare i nostri diritti. È importante ascoltarla per poi comunicarla in modo assertivo, senza offendere né aggredire i nostri interlocutori. Paura. Gli psicologi evoluzionistici ci dicono che la paura è una delle emozioni fondamentali per la sopravvivenza, poiché ci mantiene al sicuro dai possibili pericoli. La paura ci segnala un pericolo e serve a metterci in salvo con la fuga o con l'attacco. A volte però proviamo paura verso cose che non sono reali pericoli per noi, come per esempio un brutto voto. Se non sei consapevole delle tue emozioni, la paura può frenarti dal correre rischi, sfidare te stesso e inseguire ciò che vuoi nella vita. Solitudine. La solitudine si sperimenta quando ci si sente isolati dagli altri intorno a noi. Lo psicologo Maslow ha detto che uno dei bisogni fondamentali per gli esseri umani è il bisogno d'appartenenza. Viene dopo solo ai bisogni fisici di sopravvivenza, come acqua, cibo e sicurezza. L'essere umano è un animale sociale e la solitudine è il segnale che il tuo cervello ti sta mandando per spingerti a riconnetterti con le persone care. Invidia. Hai mai sperimentato quella strana sensazione per cui vorresti qualcosa che ha qualcun altro? Può succedere quando percepisci gli altri come più fortunati di te in qualche modo. Più felici, più intelligenti, più in salute o più di successo. Nel corso dell'evoluzione si sarebbe rivelato un beneficio. Gli individui più invidiosi avrebbero investito più sforzi per raggiungere status e risorse. Questa emozione è una chiamata all'azione. O si cercano modi per ostacolare coloro di cui siamo invidiosi per portarli al nostro livello, oppure si lavora sodo per alzarsi a loro di livello. Disgusto. Un'altra emozione fondamentale nella nostra evoluzione. Proviamo repulsione per le cose che consideriamo sporche o poco igieniche, come per esempio scarafaggi, topi, spazzatura. Puoi provare repulsione anche per quelle cose che vanno contro le norme sociali fondamentali, come per esempio i crimini violenti. Un sentimento di intensa repulsione ci indica che qualcosa non è salutare per noi. Sorpresa! Si sperimenta quando accade qualcosa di inaspettato a te o a qualcuno vicino a te. La sorpresa può intensificare l'emozione che stai già provando, come la gioia, la rabbia e la tristezza. La sorpresa spinge a cambiare punto di vista, poiché costringe ad adattarsi velocemente alla nuova situazione. Tutte le emozioni, come abbiamo visto, hanno una funzione, sia che siano positive che negative. Queste ultime spesso vengono represse, poiché c'è l'idea comune che dato che sono negative non vadano provate. Vanno invece accolte e rispettate come le altre.
Se sono comparse è perché stanno svolgendo la loro funzione di segnalazione di un pericolo o di una perdita, di protezione dell'individuo o stanno esprimendo un bisogno. Secondo la psicologa Fredrickson, più che cancellare le emozioni negative è utile lavorare sull'aumento di quelle positive.